concerti, spettacoli, visite guidate, poi mostre, un clima estivo e tanta Bresaola. Questa è in sintesi la domenica di Bresaola Go, l'iniziativa a cavallo fra enogastronomia e cultura, di scena ieri per le vie più suggestive del capoluogo valtellinese, a coronamento di un fine settimana intitolato al progetto regionale di sistema Cult City in Lombardia. Circa 150 i biglietti venduti per questa kermesse del buon gusto, organizzata sotto la supervisione del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina. Diciamo che è stata una nuova formula del Bresaola Festival, dove i partecipanti seguivano un percorso dove in tutte le tappe c'erano, oltre a poter degustare la Bresaola in varie forme, anche la possibilità di visitare le opere d'arte di Sondrio. È stata una giornata molto interessante, le persone che hanno partecipato non in grandissimo numero, ma sono state molto soddisfatte perché c'è stata un'organizzazione ottima. Tanti gli artigiani e gli amanti di modernariato e antiquariato convenuti a Sondrio anche per la consueta mostra mercato di Piazza Garibaldi. Vasta la scelta per gli aficionados del bric-à-brac fra collezionismo, abbigliamento e alimenti naturali. E poi la parentesi musicale. Dai ritmi vibranti della Valchiavennasca Banda Drum, una street band percussionistica dai toni altamente coinvolgenti, itinerante per le vie del centro, al rock and roll swing del gruppo marchigiano Il Diavolo e l'Acqua Santa, a nostro avviso le migliori sorprese per l'entertainment musicale di questa edizione. Ma torniamo alla gastronomia. Ad incuriosire i palati dei presenti, anche ai mirabolanti ed insoliti abbinamenti della regina dei salumi valtellinesi, grazie alle degustazioni benefiche offerte dal Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina in collaborazione con la sezione sondriese di LILT. Il Consorzio ha proposto delle degustazioni benefiche a favore della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, la sezione di Sondrio. Si tratta di un tris di Bresaola ricettata, proposta con come 1000 foglie di mele Bresaola della Valtellina IGP, con 1000 foglie di mango, con vinaigrette di menta e di lima e infine con un cuore di yogurt cremoso. Mele Bresaola, anche col caprino non è male, però con la mela e il mango è eccezionale, veramente. Davvero soddisfacente dunque il bilancio della manifestazione. La valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e turistico della Valtellina passa anche dalla buona tavola.